tragedia, New York, il rimpatrio delle salme Costa, appello alle istituzioni. È stata attivata la raccolta fondi per il rimpatrio della salma di Luca Nogaris, il rodigino morto assieme al collega Alessio Picelli a New York, dove si trovava per lavoro, per cause ancora da chiarire. I due sono stati trovati da un terzo collega al mattino in gravissime condizioni e i soccorsi non sono riusciti a salvarli. La polizia locale parla di possibile assunzione di stupefacenti, una versione alla quale le famiglie non credono. Al di là delle indagini, le famiglie, gli amici e tutti coloro che volevano bene ai due attendono il momento di poterli salutare per l'ultima volta. Un grave ostacolo al rimpatrio, tuttavia, è dato dal costo, almeno 13.000 euro. Da qui la decisione, presa dalle Poste Rossoblù, di aprire una raccolta fondi per Luca. Ferragosto al lavoro, 400 persone controllate dalla Polizia di Stato. È stato un giorno di Ferragosto al lavoro per chi deve garantire la nostra sicurezza e incolumità. Un Ferragosto, conferma la Questura, fortunatamente sereno. Nell'ambito del rafforzamento dei servizi disposti dal Questore Giovanni Battista Scali in tutto il territorio della provincia, in linea con quanto valutato lo scorso 12 agosto dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono state controllate in totale dalla Polizia di Stato quasi 400 persone e circa 200 veicoli. Frequenti controlli lungo le spiagge affollate, lungo le arterie stradali e nei pressi della stazione ferroviaria. Orrore, aizzano un Amstaff contro un gallo in ciclabile. Un episodio agghiacciante messo in atto sulla ciclabile di Rovigo nel quartiere Tassina. Una coppia, secondo le testimonianze, ha scagliato il proprio cane, un Amstaff, contro due galli che da qualche tempo si trovavano sulla ciclabile. Il tutto esordendo con una battuta come «Adesso quei due ce li mangiamo». Poi la liberazione dell'animale e le esortazioni ad attaccare la coppia di volatili, uno dei quali è stato sbranato sotto gli occhi sconvolti di vari testimoni. È sopravvissuto ma ha riportato ferite tremende, avvisata l'associazione locale di animalisti. Elezioni. Nadia Romeo, candidata del PD. Nella lunga notte che ha portato alla scelta dei candidati del PD per le prossime elezioni del 25 settembre, una novità per Polesine arriva da Roma. Nadia Romeo, presidente del Consiglio Comunale di Rovigo, è stata inserita al secondo posto nel listino proporzionale alla Camera del Collegio Rovigo-Padova, dietro al parlamentare uscente Alessandro Zan. Una posizione decisamente importante anche in chiave di una possibile elezione. Nel collegio uninominale il PD candida invece Alberto Lucchin. Niente da fare per Angelo Zanellato, che non sarà candidato nell'uninominale al Senato. Ferragosto, tra mare e grigliate. Il mare a Ferragosto mette tutti d'accordo, ma anche la grigliata. Ieri il litorale polesano è stato preso d'assalto per una giornata al sole e in acqua, ma anche le aree attrezzate per il barbecue hanno fatto il boom di presenze. Il capodanno dell'estate ha spinto tantissime persone a cercare fresco e relax sulla sabbia del Basso Polesine e a stare in compagnia davanti a una costicina di maiale. Parola d'ordine, relax e divertimento. Dopo questa fatidica data si ripensa già all'autunno caldo.